Io sono molto preoccupata perché dovevo aspettare, dovevo essere qua con un ospite, questa sera è una serata molto strana, io stavo aspettando Fiorenzo Panero che non è arrivato e non so che cosa fare perché non c'è, doveva essere qua per parlare con me di alcune cose importanti, c'è la sedia vuota, come vedete Fiorenzo Panero non c'è, io non so, adesso chiederò alla regia cosa devo fare, non abbiamo notizie, non c'è. Daniele, sono arrivato, scusate, abbiate pazienza, sì, scusate. Fiorenzo! Mi metto solo un po' in ordine, mi hanno microfonato al volo, funziona, regia, sì, tutto a posto, perfetto, mi siedo con voi. Ma cosa combini? Come mai sei arrivato tardi, Fiorenzo? Sono stato nei lavori infrastrutturali in una galleria che sta a significare che siamo arrivati in ritardo. Sei però arrivato col treno? Ovviamente in treno. E mi hanno anche detto che pazienza, insomma, hanno chiesto scusa, hanno detto scusate per il disagio, sai, e quindi. Basta, domando, solo quello. Assolutamente, certo. Anzi, hanno detto solo quello. Assolutamente, anzi, a me l'ha detto la voce elettronica, quindi non stiamo neanche lì a indagare chi è questo signore, eccetera, eccetera. Bene, io vorrei. Buona serata a tutti, scusate. Ma grazie, un applauso per Fiorenzo Panera, giornalista della Stampa che è venuto a trovarci questa sera per parlarci intanto di ritardi, di pendolari, di problemi che ci sono, di Trenitalia, ma soprattutto della nascita di un blog, cioè di un sito. Sì, 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 il blog si chiama Binario Morto, che penso che sia più evidente di così, più che singolare, insomma, no? Binario Morto perché siamo, devo dirvelo, un po' disperati, nel senso che il blog l'ha voluto il direttore e abbiamo cominciato, perdonatemi, quasi per scherzo, ho detto proviamo a vedere che cosa accade. Abbiamo avuto adesso quasi un mese che gira sul sito della Stampa e siamo a 50-60 mila contatti e visitatori, quindi voglio dire già una cosa abbastanza evidente. Ecco, tra l'altro Fiorenzo ha pubblicato con Daniela Piazza e con la Stampa, che sarebbe la signora si avvisano i signori viaggiatori, che era un diario del 2000 e, perché è stato fatto qualche anno nel 2006 fa ed era del 2006, sì, 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 certo. Ecco, questo è, direi che è superato dagli eventi, perché stiamo peggiorando anziché migliorarsi. Peggiora. Però voglio dire la struttura è quella, cioè voi tenete presente che noi in un anno di censimento, chiamiamolo così, sulle ferrovie abbiamo incassato, tra virgolette, scusate, 4.800 minuti di ritardo. Quindi sta a significare 2 settimane piene di lavoro che abbiamo regalato a Trenitalia. Però ci hanno chiesto anche scusate il disagio, insomma, non è che hanno fatto quello. Qualcosa ci hanno detto. Su questo blog scrivono tanti pendolari, no? Scrivono soprattutto pendolari, quindi direi che è una cosa molto simpatica e molto bella, perché arrivano comunque i post, cioè le lettere da tutta Italia e anche dall'estero, quindi voglio dire è un problema direi abbastanza sentito. E tutti chiedono poi le solite cose, che sono banalissime cose, vogliono viaggiare in orario, vogliono viaggiare tranquilli, vogliono viaggiare con il treno pulito, con i gabinetti non intasati, non sporchi, insomma, non con le porte rotte, i finestrini che si aprono, cioè voglio dire, adesso ci rivolgiamo, ecco, guardo la camera 1 così, allora, signori di Trenitalia, non è che noi vogliamo, guardo la camera 2, scusate, non è che vogliamo chissà che cosa, vogliamo viaggiare da tranquilli. Non c'è mezzo di trasporto migliore, credo, al mondo che non il treno. Allora, se il treno funziona, funzioniamo anche noi, non ci arrabbiamo, non insultiamo i ferrovieri, sono i nostri interlocutori, quindi dovete capire che se ogni tanto ci arrabbiamo con i ferrovieri, ci arrabbiamo perché non troviamo il signor Moretti, che è l'amministratore delegato di Trenitalia, però insomma, ecco. Vogliamo solo ed esclusivamente viaggiare da tranquilli. Noi paghiamo il nostro regolare biglietto, il nostro regolare abbonamento, non chiediamo nulla in più alle ferrovie, i treni che arrivano in orario. Ma anche un po' più puliti, però. Soprattutto ecco, se tu vedi. Su ecco questo volume, appunto, che era stato fatto 2 anni fa, 3,
avevi chiesto anche a Trenitalia di intervenire, cioè certo. Se volevano scrivere. È buona regola per qualsiasi credo giornalista avere la cosiddetta controparte, la nostra controparte è Trenitalia, quindi non stiamo a nascondere. Cioè, avevamo chiesto a Trenitalia un intervento, dico fate un intervento anche voi, almeno ci spiegate quale sarà il nostro futuro, cioè dovremmo penare ancora quanto, come e perché. Trenitalia ha declinato l'invito. Devo dirvi la verità, poi che declinare l'invito hanno detto prima vogliamo leggere tutto il libro e poi vi rispondiamo. Dico no, tutto il libro no, voi ci raccontate la vostra storia, noi vi raccontiamo la nostra, che vi pare che fosse la cosa più logica. Io l'avevo scritto nel libro ovviamente, dico Trenitalia è stata invitata e Trenitalia ha detto di no. Ecco qua c'è una domanda curiosa che c'è appunto sul blog sì. Che è di Cesare, che è un mitico capo tribù della Torino-Milano, e Cesare dice i treni sono e saranno sempre in ritardo perché Trenitalia ha deciso di mettere una franchigia di 30 minuti di ritardo in arrivo per i treni di categoria superiore. Così, quando viaggiano con 35, 40, 45 minuti di ritardo, rallentano o fermano quelli dei pendolari finanziati dalle regioni e dagli abbonamenti. Morale della favola, meglio rimborsare alcuni euro al mese a un pendolare e non a tutti, e non dare nulla ai passeggeri dei treni di categoria superiore che arrivano a destinazione entro 30 minuti successivi dell'orario programmato. Ma secondo Trenitalia è in orario, perché fino a 30 minuti non ti danno nulla, se poi superi i 30 minuti, forse alcune volte puoi avere il rimborso. Dice, certo che l'hanno studiata bene. L'hanno studiata bene. Ecco, una cosa che mi premeva anche sottolineare è questa. Noi amiamo le ferrovie. Il problema di fondo è che le ferrovie non amano noi. Noi vogliamo girare tranquillamente sui nostri treni, magari con un libro, con un giornale. Ce la raccontiamo, ormai abbiamo creato anche le cricche di amici, di conoscenti, di studenti, di gente che viene su a Torino a lavorare o a studiare tutti i giorni. Quindi non abbiamo chiesto e non chiediamo né la Luna né l'America, assolutamente nessuno all'America in questo momento, forse è meglio non chiederla. Daniela, voglio dire, non possiamo far altro che aspettare, perché non abbiamo nulla in mano per poter intervenire. Però vorrei ancora aggiungerti questo, scusatemi, cambio solo gli occhiali, ma ho già anche una certa età, quindi sì, benissimo. Allora, una cosa che era curiosa che volevo appunto sottolinearla, che è questo. Ecco, i pendolari in Italia sono oltre 3 milioni e mezzo, quasi 4 milioni, questo varia un po' da mese a mese. Se tutti dovessero votare il mister Rossi, il mister Bianchi, il mister Verdi, eccetera, il movimento di questa tribù di gente potrebbe arrivare addirittura all'11%. Cioè, i pendolari, se fossero tutti uniti a livello nazionale, rappresenterebbero, pensate, il terzo partito d'Italia, dopo il PDL, il PD e prima della Lega. Quindi voglio dire, Trenitalia, fate attenzione, e soprattutto a Mauro Moretti bisogna dire, attenzione Mauro Moretti, che possiamo anche cacciarti, ecco. Sì, questo diventa, certo, se diventiamo così tutti potenti da rappresentare l'11% della politica italiana, la prima cosa che facciamo è cacciamo Moretti. Poi parleremo di Borioli, se vuoi. Ecco, Borioli anche qui, e c'è qualcuno che si lamenta e dice chiede di poter garantire un servizio efficiente ai pendolari con questa ridicola spesa annua. Sì, ed io mi sono preso due dati anche così per ragionarci su. Allora, Borioli, che è l'assessore ai trasporti della regione Piemonte, ha stanziato in un anno, e stiamo parlando dell'anno appena concluso. Ecco, magari facciamolo venire, invitiamolo a venire. Certo, ma ben volentieri. Comunque ha stanziato 2 milioni di euro per il servizio dei treni, 3,38 milioni di euro per il materiale rotabile, che come ben sapete ormai è a pezzi, non se ne può più. Cioè, questo vale a dire che è lo 0,03% del bilancio regionale. Se facciamo solo un saltino di fianco e andiamo in Lombardia, la Lombardia ha stanziato 42,45 milioni di euro per il servizio, 90 milioni per il materiale rotabile, e vale a dire lo 0,37% del bilancio. Ma in Lombardia ci sono parecchi treni che sono nuovissimi. Proviamo a fare un esempio più legato a noi, alla grande Lombardia, il Piemonte. Facciamo l'Emilia Romagna, che mi pare che sia. L'Emilia Romagna ha stanziato 18,33 milioni per il servizio e 23 milioni per il materiale rotabile. 0,18 il bilancio regionale. Noi
scusate, ma facciamo veramente ridere, cioè noi stiamo viaggiando con dei locomotori, degli elettrotreni che dovrebbero già essere in pensione da 20-25 anni. Questo vi dà il senso in che condizioni siamo e che cosa stiamo cercando di portare avanti. Cerchiamo di portare avanti una politica concreta a favore di tutta questa gente che giorno dopo giorno viaggia in treno. Quanti anni è che Fiorenzo Panero fa il pendolare? Fiorenzo Panero fa il pendolare da 32 anni. E devo dirti che 10 anni fa, io abito a Savigliano, quindi Savigliano-Torino, impiegavo mezz'ora, adesso impiego 50 minuti, questo è il miglioramento tecnologico sulle linee. Ecco, infatti linee anche nostre. Questo ragazzo diceva che da Cuneo arrivare a Torino 20 anni fa impiegava... Sicuramente di meno rispetto ai tempi nostri, sì, ma certo. Il problema è sempre quello, cioè voglio dire, io capisco anche Trenitalia, la politica di Trenitalia è la politica della freccia rossa, adesso abbiamo la freccia rossa, treni ad alta velocità, litigate fra Trenitalia e Alitalia su chi è più bravo, su chi è più competitivo. Allora, Air One lancia adesso il Milano-Roma, Milano-Roma a 90 euro, risponde Trenitalia con la freccia rossa che come ben sapete adesso impiega appena 3 ore a fare da Milano alla capitale a 60 euro, quindi tutti i proventi, tutte le sostanze del gruppo Ferrovie dello Stato vanno nella freccia rossa e nell'alta velocità. Noi siamo letteralmente dimenticati. Ecco, questo è sbagliato comunque sempre perché chi usa il treno poi in fondo... Chi lo usa di più sono i pendolari. Ma questo sicuramente, ovviamente lo usiamo tutti i giorni, quindi insomma. Noi ci auguriamo di poter affrontare questo discorso sicuramente invitando l'assessore Borioli. Ma penso che Borioli non abbia nessuna difficoltà a venire. Non credo proprio, anzi. Non apriamo i telefoni però perché. Povero Borioli. Noi non li apriamo i telefoni, ecco. Però vogliamo sicuramente chiedere quello che hai detto tu e perché la politica in questo caso del Piemonte è questa. Non... Certo, credo che ci sia anche un discorso di stanziamento, però abbiamo anche visto che passare dallo 0,03% al che ne so, lo 0,1 vorrebbe già dire avere i 4, 5, 10 locomotori nuovi, le carrozze un po' più decenti. Sì. Anche perché adesso è veramente tragico. Noi viviamo, come si dice, la giornata, una cosa che forse... Ma anche comunque sui treni non dei pendolari, perché io anche sui treni non dei pendolari. Però una cosa che volevo, scusate, abbiate pazienza, ma che è veramente, ecco, questa è una situazione veramente paradossale. Allora, abbiamo un ragazzo e una ragazza, Daniela e Samuele, che ci hanno scritto ed è online sul blog, quindi potete anche... Questi sono partiti da Busca... alle 7.40 del mattino e sono arrivati a Torino alle 12.30. Cioè, secondo voi, vi pare logico? Ma uno arrivava in bicicletta, ma questo sicuramente in bicicletta ce la faceva. Cioè, voglio dire, e loro ci chiedono, domandiamo a Moretti, ma è la nostra mezza giornata di lavoro che abbiamo perso, chi ce la rimborsa? Assolutamente nessuno. Qui continuiamo così, cioè voglio dire, fin quando hai dei colleghi che ti aiutano e capi che chiudono un occhio, tanto quanto va ancora. Ma nel momento in cui cominciavano a dirti, ma perché arrivi sempre con mezz'ora o tre quarti d'ora di ritardo? Questi dovranno giustificarsi. E cosa andranno a fare? A prendere Moretti per le orecchie? Non credo che sia possibile. Andare a prendere macchina grigia, non blu, grigia di Borioli? Non credo neanche sia possibile. Quindi credo che bisognerà comunque creare un coordinamento vero di gente che ha voglia di fare delle cose e affrontare una volta per tutte questo problema che è immenso. Noi ti ringraziamo per essere venuto qua questa sera a parlarne, perché avevamo già affrontato appunto 3 anni fa questo problema con il volume, proprio per cercare di risolvere questi problemi che ci sono e di affrontarli, ecco, soprattutto di affrontarli. Noi ci auguriamo di poter affrontare ancora qua in trasmissione, ti ringraziamo, magari ci auguriamo che tu possa venire tra un po' di tempo a parlare in un altro modo, perché questo sarebbe... Sperando un po' in positivo, sì, ma sperando. Sì, sarebbe una cosa positiva. Grazie a Fiorenzo Panero per essere venuti, mi raccomando, guardate il blog. Linea alla regia per la pubblicità, ma rimanete con noi, mi raccomando. Linea alla regia.